un nuovo appuntamento con eh, Vivere Snella, come sapete questo spazio è dedicato al dimagrimento, sicuramente un appuntamento anche per la riflessione, per capire che si può dimagrire, soprattutto senza patire la fame e lo facciamo con la fondatrice Lorena Marseglia, grazie ciao, Lorena, ciao Natali, grazie a voi. Uno spazio come dicevo molto importante, qui con noi abbiamo una delle persone che ha attraversato questo percorso e lo sta ancora portando avanti, Maria Grazia. Buongiorno. Grazie per essere con noi perché la tua testimonianza sarà davvero preziosa per i nostri telespettatori. Innanzitutto io vorrei subito dire che sei partita da un peso di 85 kg per arrivare oggi a 70. Dicevo che questo percorso andrà avanti anche ancora. prossimamente, ma questo risultato è davvero strepitoso. Lo vedremo anche proprio dalle foto il prima e il dopo che hai fatto un cambiamento pazzesco. Io vorrei che eh, Lorena, se mi permetti, certo. subito partire a presentare un po' la vostra filosofia ai nostri telespettatori e poi venire a quella che è la sua storia, ma lascio la parola a te Lorena. Beh, sicuramente il successo di questa azienda che nasce nel 99, quindi ha 25 anni di esperienza è stato il matrimonio metaforicamente parlando tra me e il dottor Lorenzo Ramaciotti, perché lui ci ha lasciato l'eredità di quello che è lo studio metabolico dei cibi, con una dieta dei 5 giorni già io ho persone che perdono da 1 a 3 kg, ma ho avuto casi anche dove immediatamente si sono sgonfiati di oltre 5 kg. All'obiezione dall'altro lato dello schermo che mi si dice ah, a me acqua, io rispondo che il nostro peso è composto per oltre il 70% di liquidi e come tale cominciamo a sbloccare la psiche perché noi partiamo da far dimagrire il cervello per poi andare sotto all'addome e ai fianchi. Tolgo la barriera psicologica alla paziente che magari è bulimica, che soffre di fame nervosa e inizio intanto a tranquillizzarla perché nei 5 giorni a volte hanno anche molti sgarri. Dopodiché c'è un test delle urine e via via le biologhe nutrizioniste con un quaderno alimentare che la paziente deve scrivere studiano l'interazione dei cibi che cosa causa l'intestino del paziente. Mara un determinato tipo di insalata, due gemelli e veramente ad un gemello è successo che andava giù la bilancia di 9 kg al mese. Questi lavori e tutte le testimonianze che ci sono dal 2006 a oggi su YouTube parlano di un'azienda leader leader e non c'è bisogno a volte di fare un bypass intestinale, andare sotto i ferri, fare cose estreme come molte persone pur di uscire dalla bulimia tentano di fare, ma bisogna farsi seguire da professionisti giusti perché la bulimia è una patologia soprattutto psicologica, ma che spesso se non seguita bene una ragazza che magari ci entra per X fattori o una donna anche grande può passare dalla bulimia all'anoressia. Lorena, proprio in questi giorni ho letto un articolo di una ragazza che si era sottoposta a un intervento chirurgico per poi perdere peso e purtroppo ha perso la vita. Ovviamente non stiamo dicendo che fare certo. l'intervento sia pericoloso, era? era un dimagrimento appunto per la riduzione dello stomaco certo. e, certo. e l'ha portata alla alla morte. Se non tolleri l'anestesia se qualche cosa va storto ci sono tanti anche modi. Anche possibilità anche di infezioni dopo eh, certo. ma non mi voglio concentrare tanto su questo ma sul discorso come dicevi tu che questo appuntamento deve essere anche eh, d'aiuto a chi ci segue da casa proprio per capire che attraverso questo percorso si cambia proprio lo stile di vita, l'approccio al cibo ed è un, inseg un insegnamento poi che rimane nel tempo quindi anche chi li persi non è è soltanto una perdita momentanea, ma si mantengono nel tempo, questo è importantissimo. Dopo una do parola a questa bimba, Assolutamente. mi permetto di dire che non bimba. è solo, per me sono tutte le mie bimbe. Eh, non è solo il rapporto col cibo che cambia, ma cambiano completamente anche il rapporto mentale con la vita. Riescono a trovare lavoro. Io ho avuto esperienze. Luca Cuscito, ricordiamolo, poi lo mandiamo in onda: era un invalido dichiarato al 100%. Eh, non riusciva nemmeno a fare le scale. Questo ragazzino, quando venne da me, aveva 14 anni e pesava 120 kg su 1,45 m. Tutti gli ospedali, compreso l'ultima endocrinologa, dissero a Luca Luca, per far dimagrire te è come svuotare un mare con un cucchiaino bucato. A volte i dottori devono imparare anche a calibrare ciò che dicono, perché ha un quattordicenne poi ci mette un attimo a fare un gesto folle. Per fortuna la madre vede la nostra pubblicità sui giornali, lo porta da noi e io l'ho preso proprio come se fosse stato mio figlio. A un certo punto gli ho messo la seduta doppia di un'ora regalata. E Luca è riuscito a dimagrire talmente tanto che oggi non solo ha perso peso, perdendo peso è riuscito ad alzarsi perché il peso gli achilosava le ossa e quindi gli frenava lo sviluppo, si è alzato e oggi è lui che fa da motivatore per gli altri oltre ad aver trovato un lavoro eccezionale, eccetera eccetera. Ma non è la prima volta, è anche la predisposizione mentale che cambia. Quando una donna è felice, la famiglia vola, non c'è niente da fare. L'uomo sorregge, ma la donna ispira. Lorena, se mi permetti, passo alla storia proprio di Maria Grazia che vorrei appunto che condividesse con tutti i nostri telespettatori perché sono importanti le vostre parole, perché sono percorsi sinceri di vita che possono rispecchiare quello che sta succedendo magari a chi ci segue da casa. Allora, ci racconti un po' se tu hai sempre avuto chili in più, se c'è stato un momento nella tua vita in cui è aumentato il peso e poi Cosa è successo negli anni successivi? Sì. Allora, io quando ero ragazza che avevo 18 anni non avevo questo. Peso, non avevo peso così. Poi con le gravidanze ho messo peso e non mi sono mai curata, perché la famiglia, i problemi, tante cose e non mi sono mai curata. Poi, dopo il secondo figlio, ho cominciato a. A guardarmi, e cioè, mi sono vista e ero proprio abbastanza grossa, insomma, pesavo oltre 90 kg. E quindi ho cominciato a fare delle, un percorso di diete piano piano sono dimagrito un po', però poi magari riprendevo ancora de dei chili. Posso chiederti che tipo di diete facevi? Andavo dal, dal dietologo, però erano diete che comunque dovevi pesare, fare dopo un po'. Mi, ti, ti stancavi stufava. anche perché poi con una famiglia sulle spalle certo. facevi In fatica. questa vita frenetica di solito io poi fa si fa un piatto per sì, tutti. E infatti lavorando quindi non riuscivo a stare dietro a tutto e quindi ho mollato ho, e ho cominciato ad andare a camminare e ho fatto tantissimi anni fa, lo devo dire perché ci sono stata, sono stata qui a vivere snella, però sempre in Pampignano, eh, no, eh, lì a Giambellino, e io lì ero dimagrita e poi li ho mantenuti i chili, fino a che poi ho avuto problemi di salute e eh, ho cominciato a prendere peso perché ho avuto un intervento, mi hanno tirato via le ovaie, io già non avendo l'utero, quindi... Poi mi hanno tirato gli anche le ovaie, sono andata in menopausa Quanti anni avevi il tesoro? E 57, e quindi niente, ho cominciato a mettere su chili. Poi non potevo neanche andare a fare attività fisica perché ho avuto problemi di schiena. E quindi ho preso tantissimi chili, fino a dar... poi mi sono resa conto che non potevo andare avanti così perché stavo male anche con la schiena. L'ortopedico mi ha detto o dimagrisci, o se no sei messa proprio male. E, e quindi ho deciso di venire da voi. Qual è stato questo percorso? Ci racconti eh, un po' se hai patito la fame, se hai avuto difficoltà? Allora, fame, non ho patito per niente la fame perché mi sono subito... Um, ambientata con la dieta che mi hanno dato, proprio non sentivo, anzi a volte salto le merende che mi sgrida la nutrizionista perché durante il giorno salto la merenda. E... Quindi fame non patite, già questo è un punto importantissimo. Lorena ci racconti un po' dei trattamenti che avete Facciamo. portato avanti, esatto che fate anche ai nostri telespettatori. Curando con gli infrarossi il dolore, infatti, ti è andato via il mal di schiena? Sì, 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 è ridotto molto, ma molto. Io ero arrivata al punto che non riuscivo neanche a camminare più. Amore, non... sì, sì. c'era anche la tallonite, sì, quindi guai. Sì, infatti, non avevo paia di scarpe da mettere perché non riuscivo più a fare eh. niente. No. E adesso come sta invece? Adesso va meglio, va mo eh, sono parecchi chili in meno addosso quindi sono, per la schiena vuol dire sono tantissimo. Sono 15 chili di che togli che, dalla che non mi porto più addosso e sicuramente sto molto meglio ma anche a livello di umore. Perché la donna quando Lui si piace, muore. Quando, quando è contenta. E eh, voglio ancora, mh, sempre comunque per la salute, perché se riuscissi a perdere ancora un 5 kg non mi dispiacerebbe. Sono sicura che ce la farai. No, Prego Lorena. Anche di più volendo. Noi facciamo gli infrarossi e quindi è considerata ginnastica riabilitativa, quindi se la possono defalcare dal 7,40, 7,30 e quant'altro, quindi già recuperano il 19 credo, ma se sono fortunate, sono dei quadri, addirittura viene rimborsato a volte anche dell'80% dalle assicurazioni. Il cavallo di battaglia è l'infrarosso abbinato ai fisioterapisti e poi andiamo dal laser al criolo, l'onda d'urto, adesso c'è questo innovativo macchinario come vedete. In video, che è l'ICON, che io ammiro moltissimo questa azienda perché non va da spese, quindi si rinnova continuati continuativamente. L'LPG e l'onda d'urto già davano un livello di soddisfazione eccezionale, ma quando ho la fragilità capillare e la donna spesso obesa, purtroppo ha come con causa una pessima circolazione, non poteva a volte agire. Quindi, Aikun, grazie a questi rulli, riesce a passare Anche sopra il matting, sopra la vena safena e darmi questo rimodellamento. Tanto è vero, apro una parentesi che adesso nelle giornate potete anche approfittare perché ci sono delle offerte veramente valide. Oltre l'ICON, poi abbiamo il mondo del viso che va dal micro needling alla radiofrequenza, oltre la medicina estetica. E poi, che altro insomma, qui c'è anche addirittura la psicologa che studia il disturbo alimentare. Ma se mi chiedete, le clienti la vogliono, si affidano, no? Perché spesso le biologhe nutrizioniste, grazie a me, hanno avuto 25 anni di formazione nell'approccio, nel modo, anche il tono. Tutto il personale ha questa grande capacità introspettiva di riuscire a trainare la paziente dove vogliamo. Allora io voglio di nuovo fare i miei complimenti a Maria Grazia perché insomma 15 kg sono 15 kg, poi a 59 anni è un bellissimo risultato tra l'altro, eh, centimetri persi sulla vita 12, sull'addome 12 e sui fianchi 13, quindi direi che è davvero un bellissimo risultato. Per concludere Lorena, vogliamo dare una novità ai nostri telespettatori perché stai portando avanti diverse iniziative benefiche, oggi ne vogliamo iniziare a svelare una. Esatto, io ho sempre fatto eventi. Benefici perché penso che tutti gli imprenditori quando possono devono far del bene, insomma, cercare di, di, di comunicare anche che con il loro successo sono riusciti ad aiutare. Quindi feci l'evento per Amatrice quando aprimo qua in Papignano, l'evento contro il femminicidio, eccetera, eccetera. In particolare adesso vorrei essere la madrina di quello che potrà essere l'organizzazione di corsi di difesa personale per le donne gratuiti. Al massimo pagheranno penso 10 euro che è il costo dell'assicurazione dell in palestra ma per aiutarle a prevenire anche quello che insomma può essere una cosa che stai, stai attenta, come dice il mio maestro di karate, se fai balalaoce e hai lo spray al peperoncino, già solo questo ti può salvare la vita. Però è bello che un imprenditore possa anche poter creare altre iniziative che vadano al di fuori. E poi mi raccomando, se volete il, il libro basta chiederlo, siamo grassi nel cervello, vi viene inviato anche a, a casa. Lì ci sono delle Ricette meravigliose, la storia di Luca Cuscito. Che come dico io, se abbiamo fatto dimagrire un invalido al 100%, dovrebbero dare a noi la, la pensione come premio ad honorem. Affidatevi, adesso arriva l'estate: bello spogliarsi, estendo felice. Poi, come dice la nostra bimba, ne guadagnerete di salute. I soldi spesi per la salute sono i soldi più benedetti che esistano. Io voglio ringraziare molto per averci raccontato Maria, grazie soprattutto rinnovare i miei complimenti. Voglio ringraziare anche Lorena Marsella. Aspettiamo il lavoro finito. Assolutamente, <ride> sono curiosa di vedere l'evoluzione. Grazie Lorena grazie per tutti questi preziosi consigli. Arrivederci, buon proseguimento.